andiamo a vedere quanto ha offerto di emozionante questa partita. Primo tempo all'inizio, fasi di studio, il Verona si affaccia dalle parti di Orstrom, portiere svedese schierato titolare al posto di Schroffenegger. Questo colpo di testa di Bragonzi sul cross di Ledri colpisce male il numero 11 di proprietà della Juventus in prestito al Verona. Pallone al lato, poi inizia la pressione della Fiorentina. Durante inizia a scaldarsi, qui un'uscita senza eccessive difficoltà, poi il primo grande intervento sulla punizione di Greta Adami, alza il pallone sopra la traversa il numero 2 dell'Hellas Verona sul successivo tiro dalla bandierina, il cross di Breitner, Zanoli dimenticata dalla difesa ospite, è il tempo di colpire di testa, di prendere la mira la giovane 18enne difensore delle Viola. Pallone alto, sfuma una grande opportunità per la Fiorentina che però continua ad attaccare, il cross proprio di Zanoli, prova la correzione Middag, c'è un tocco forse di mano sulla conclusione dell'olandese, poi ci prova a rimorchio Vigilucci, grande parata di Durante, non sarà l'unica di questo primo tempo, si spera palla di Vigilucci, poi altra chance per la Fiorentina, trova la conclusione Togersen, la danese sulla fascia sinistra, non la sua solita di competenza, altra risposta di Durante, continua a premere la formazione il mister Cincotta, si accende anche Daniela Sabatino, il bomber, la sterzata il destro, parata in due tempi spettacolare di Durante, si dispera Sabatino, spettacolare soprattutto la finta con cui si è preparata la conclusione di destro, un minuto di recupero nel primo tempo, arriva il solito affondo di Zanoli, Neto la portoghese, prova il destro, risponde con i piedi Durante, ancora Neto, si sistema il pallone per la conclusione con il piede preferito, si distende il tuffo Durante, sventa ancora la minaccia, arriva il duplice fischio del signor Marco Monaldi di Macerata, si va all'intervallo sullo 0-0 nel secondo tempo. Chi si aspetta che la Fiorentina riesca a sbloccare la partita resta però deluso, qui una duplice conclusione prima di Sabatino poi di Cordia, sempre impallata dalla difesa del Verona, pallone che termina docile tra le braccia del portiere dell'Hellas, altro a fondo, Neto protegge il pallone con il corpo, cerca il servizio per Sabatino, pallone troppo sul portiere, non ha problemi l'ex Durante, poi la punizione di Bonetti, prova a sorprendere sul primo palo con il tiro di collo esterno il numero 10 della Fiorentina, al rientro dopo due partite ai box il corteggiamento dell'Atletico Madrid, è rimasta alla fine alla Fiorentina, poi la mezza rovesciata sempre di Bonetti che non riesce a imprimere forza al pallone, colpisce male, pallone che termina tra le braccia di Durante, poi lo scarico per Sabatino che però era in fuorigioco, il destro alto ma era tutto fermo, posizione irregolare del bomber della Fiorentina e della Nazionale, qui al minuto 72 arriva l'episodio decisivo, Vigilucci calcola male un rimbalzo, poi frana addosso a Bragonzi, rigore ed espulsione dagli 11 metri, Asia Bragonzi, giocatrice in prestito dalla Juventus, terzo rigore per il Verona, terzo gol di Bragonzi, calcio centrale, Orstrom la svedese va sulla sua sinistra, 1-0 per il Verona, ci prova con generosità la Fiorentina, il cross di Zanoli, Bonetti la mette giù, prova il sinistro, pallone alto di poco sulla trasversale, e questa probabilmente l'occasione migliore costruita dalla Fiorentina per pareggiare, il Verona si difende come può, qui Sabatino frana a terra ma l'arbitro l'ammonisce per simulazione, si dispera Sabatino, qui nel recupero la chance del raddoppio addirittura per il Verona, Bragonzi serve la neo entrata olandese Susanna al posto di Nichele, prova la conclusione il numero 18, pallone alto, arriva il triplice fischio dell'arbitro, arriva anche la terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina che resta a 9 punti.